Amici, buongiorno. Con questa bellissima voce vi do il buongiorno. Benvenuti a questo nuovo video del 3 giorni Sassari, Chiaramonti, Capoterra. Lui è Botti in pigiama. Buongiorno amici. Ci vediamo dopo che ci diamo una bella sistemata. Quindi tappo e sarò tutto bello pulito. Ma quando mai si pulito? Sì, un pochino. Eccomi qua pulito e profumato. Se non aveste visto il video di Sassari le Iene, andate a vederlo ovviamente. Ora parte la nostra fantastica giornata. Bot è così. Eccoci all'esterno, stiamo andando a pranzare, vero amici? Vero. Devo recuperare assolutamente gli occhiali da sole perché sto morendo. Ah. C'è Sassari in fiore, quindi negli angoli della città si possono trovare questi fantastici giardinetti. Siamo tornati in piazza Tola per mangiare. Il locale si chiama Benevo. Mangiato, adesso ci riposiamo un pochino in ostello e poi partiamo per Chiaramonti. Macchina caricata, stiamo partendo amici. Boh, ti spiego perché non c'è Gigi. Perché ogni tanto fa finta di lavorare, quindi ci molla. Gigi è partito stamattina alle 7. Quindi molto riposato, molto fresco. E adesso starà spaccando, leccando pietre, sniffando pietre. Quindi tra un po' incontriamo il nostro amico Maurizio. Siamo arrivati al Caffarelli. Cioè praticamente è una stazione di servizio in mezzo al niente. In mezzo alla vastità. Ci sono le pale eoliche, i pannelli solari. È un posto molto bello, immerso nella natura con un camion che mi sta intossicando. Cioè sento proprio l'odore del petrolio bruciato. C'è il nostro amico. Saluta. Lui è Maurizio, il sostituto di Gigi. Scarichiamo, montiamo e siamo pronti per soundcheckare. Effettueremo dei bellissimi soundcheck oggi. Eccoci qua, abbiamo montato quasi tutto, è che abbiamo dei problemi di corrente. Anche oggi, è un mood che si ripete dalla prima data in piazza. Cioè non è che abbiamo problemi di corrente, è che non c'è corrente, esattamente come l'altra volta. Cioè non ci possono essere problemi se non c'è corrente. Non c'è corrente. Speriamo che poi non ci siano problemi. Belli tramonti a Chiaramonti. Aspettiamo e ci godiamo questo bellissimo paesaggio, questo bellissimo tramonto, mentre la corrente pian piano viene effettuata. Amici, una notizia a corrente, hanno risolto il problema della corrente. Corrente in tanti. A corrente. A corrente. Abbiamo finito. I suoni sono stati fatti. Sono stati effettuati. Eseguiti. Suonati. Adesso andiamo a cena. Cioè, meritiamo a nutrirci, poveri bambini. Come le nutrie. Ci siamo recati a Chiaramonti per cibarci. Siamo per le stradine di Chiaramonti. Adesso entriamo nel bed and breakfast. Ci rinfreschiamo e poi andiamo a suonare. Bellino, bellino, molto accogliente. Botte, è accogliente. Tappa B&B completa, andiamo a suonare che è tardi. Siamo qui noi.
nessuno sa la voce. Marvel, Caffè, Rally, Chiaramonti. Grazie ragazzi, grazie di cuore. E Chiaramonti è conclusa. Ora dobbiamo montare tutto e andare a dormire. Cos'è, un bed and breakfast? No, è un ostello. Un quattro, un hotel a quattro ostello. Sono le 4:20. Siamo appena entrati in camera. Siamo stanchi. E ci vediamo in una camera. E non è che camera. Lì c'è lo specchio. Perfetto. Quindi ci vediamo nella camera. Si vede solo così. E siamo in una camera. Ringraziamo gli amici di Chiaramonti che sono stati veramente meravigliosi. Yeah. Pubblico super caloroso. Grazie a Montichiari, siete stati degli amici. Ci vediamo domani. Ciao. Non perdetevi se ve lo siete persi il video di ieri. Chi c'è dietro? Guarda, c'è Bot. Di Sasa. Ho avuto molta, molta paura. Ho avuto molta paura. Siamo stanchi morti. Qui dietro non ho capito cosa siamo sta ancora succedendo. Siamo ancora. Comunque, ciao, buonanotte. Ciao amici. Il prossimo video che caricheremo sarà il video di Capoterra. Domani che sarà pomeriggio. Domani pomeriggio sarà fantastico. Saremo più distrutti di oggi. Esattamente. La tre giorni sta per finire, sono molto contento. Devo fare la pipì e andare a dormire. Buonanotte, amici. Sognare. Iscrivetevi a questo canale. Ciao amici. Io direi che la chiusura del video sarà così. Secondo me vomitano come guardano questa cosa. Buonanotte, ciao.